Ciao, benvenuti a Master and Servant. Siamo in Europa Universalis con la Castiglia e la mia idea era quella di far partire la guerra contro Tunisi per mettere un piedino qui e poi espanderci su Tlemcen, ma non gli si dice. Intanto andiamo sulla Costa d'Avorio, vediamo un po' che succede là. Possiamo scegliere una costa, una, sì, una Costa d'Avorio. Possiamo scegliere un nuovo gruppo di idee. Io prenderò Quantity perché da questo momento iniziamo a fare un po' i duri. Laggiù staranno combattendo. Intanto dovrei avere l'Army Maintenance al massimo, quindi chi se ne frega. E l'unica cosa che ho delle unità superiori, tipi di unità superiori, che adesso faremo avanzare alla fine di questo. Cosa succede? Perdo 1700 ducati. Guadagno 1 di tasse qua. Sì, devo farlo, perdo del denaro. Cavolo, è una palla questa cosa. Però è da fare. Finiamo questo scontro, grazie, anche questo. Grazie, perfetto. Unità superiori. Sì. Ora, Men at Arms, lo mettiamo così, così. E Potedero. Non sto prendendo i primi, in realtà me ne sono guardate prima per non rompervi le scatole. Qui stiamo vedendo che questo è alleato ancora con Mali ed è in guerra contro Songhai che prende un sacco di spazio, quindi sarà una guerra dura forse. No, militari volevo. Country. No. Scuro per te, due cazzo, scusate, ma faccio prima rifare così. No. Militari, eccoli qua. Songhai. Ordiniamolo. Songhai, in realtà è deboluccio, quindi il prossimo sarà lui. Però intanto vorrei andare a Tunisi, perché così. E, però mi sono ricordato una cosa prima di iniziare la guerra, che in realtà se io inizio da qui, anche chiedendo un diritto di passaggio, risulto in esilio e quindi le mie unità non possono fare una ceppa di niente, essenzialmente. Quindi riportiamo le unità a casa, le dividiamo, le mettiamo tra Palermo e Cagliari e poi chiediamo diritto di passaggio a questi due stati che ci vogliono tanto bene, tantissimo. Bene, qua stiamo migliorando le relazioni e poi sbarchiamo qui e qui e sferriamo l'attacco. Quindi ci vorrà un pochettino. In realtà queste sono in mothball, le togliamo, le mettiamo qui. Ok. Abbiamo perso un rivale. Un rivale. Francia, Ottomani. Ottomani. Sì, sono sicuro. Sì, casualties. Qua stiamo spendendo un po', però ci serve la possibilità di portare di nuovo su le unità. E facciamo i nostri giochini. Allora, qui siamo 23. Diventeranno 26, se non sbaglio. Questo tiene 29, così non abbiamo neanche problemi di supply limit. 31, ok, 31. Questi 31 due armate, li spezziamo in realtà perché vorremmo lasciare 5 cannoni, 4 cavalieri e portarli tipo a 21, 22. Quindi 9, cosa succede? Ok. Stop. Portiamoli così. Così saremo 18, 23. 22. Credo sia il limite di questo coso qua. Spostati. Questo. 26. In realtà ci può stare qua. 25. Così faremo 17, 22 unità. Ok. Queste qua invece le mandiamo di qua. Le uniamo a queste e facciamo un altro numero di unità interessanti. Dopodiché spezziamo in due le cog.
e le assegniamo una a Cagliari e una a Palermo, così da sbarcare di là. Ci serve l'ammiraglietto che non abbiamo più, quindi lo andiamo a chiedere. Stiamo perdendo intanto un sacco di soldi perché le abbiamo le armate scomposte. Però siamo vicini alla guerra, quindi no. Mi interessa. Ok, perfetto. Le cog, che sono queste qua di trasporto. Sì, dividili. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 14.000. Ok. E le mandiamo qui. Mentre le altre le mettiamo di là. Ok, poi in realtà queste devono. Non devono andare a casa in guerra. Oh, perfetto. Questa cosa, tu cosa sei? Una barca? Una lightship? Ti mando a fare Protect Trade. Costa d'avorio 26, 1, 0, vai. Ok, perfetto. Direi che ci siamo. Allora, abbiamo 22 qua, 14 qui. Le navi qua, ci servono solo gli omini. Poi la mia idea è quella di, appunto, portare giù gente, naval, navis, perché Tunisi dovrebbe avere poca gente. E direi. Vabbè. 15 lightship, ha solo lightship. Quindi queste non dovrebbero rompere tanto le scatole. Mentre quelle. Questa è Spagna nostra? Cosa siete voi? Caravelle. Caravelle siete? Lightship. Ma li mandiamo quasi a casa. La guerra non le voglio perdere. E andate anche voi che siete lightship. Due lightship a casa in guerra. Questa? Casa in guerra. Così. Bene. Ok. Direi che ci possiamo essere. Facciamo le cose che servono. Qua ci sta costando un sacco. Ci sta costando un sacco? Sì, ci sta costando un sacco, ma ci deve costare un sacco. Forse ho perso nel trade qualcosina. E allora, ci serve un generale. Poi ci serve un ammiraglio. E l'altro generale ce lo compriamo. Allora, questo qui avrà questo ammiraglio. Questo qui. Si becca il generale con 22 di assegnazione. Quello là che non ci serve qui. De Fonseca lo rassegno. Perché non ci interessa averlo lì in questo momento, ma ci interessa averlo qui. Con Fonseca, sì. Fonseca, De Flam, abbiamo tutto quello che ci serve. Potremmo iniziare con la guerra. Potremmo iniziare con la guerra, quindi facciamolo. Fabricate claim su Bizerte, che è il nostro obiettivo di guerra, questo. Ok, perfetto. Perfetto, e poi dichiariamo guerra con Fezzan che entrerà in guerra. Perfettissimo. Prima cosa, chiediamo il diritto di passaggio. Ce l'abbiamo? Chiediamolo anche qui, ce l'ha andato. Ok, queste unità vanno qui. Sì, queste unità vanno qui. No, non con queste. Maledetti. Me le sono mangiate. Forse sì. Ho fatto i conti male.
Ho fatto i conti molto male. In realtà, vabbè, sbarchiamo. Vediamo se riusciamo a sbarcare. Altrimenti me lo sono giocato. Navi san qui e sono felici. Ok, d'accordo, però. Venti, 22. Andiamo qui. 22. Non possiamo, dobbiamo andare qua per forza, sì. E questi 14 possono andare qui? Sì. Così le facciamo uscire dal porto queste navi e gliele spacchiamo. Fermi. Le galee sono transport 10 a casa. Ok. Non giù lo sto vincendo. Questo sta andando. Perfetto. Perfetto, perfetto. Tu cosa sei? Tu cosa sei? Un lightship? Vai a casa, dopo ti vengo a riprendere. Tu sei a casa? Sì. Tu? La chip? Sì, a casa. Sì, sono a casa. Perfetto. Andiamo di assedio. Chissà, meno uno perché stanno qui loro. Recall. 100%. Cerchiamo di prendere queste due zone adesso. E poi andiamo a sbattere Costantine. Ma stanno scappando loro. Fezzan arriva? Ok. Siamo pronti. Siamo pronti per loro. Qui noi possiamo investire una nuova idea. Lo facciamo? No. Allora, portiamo avanti il diplomatic. In realtà questa nuova idea ci costa punti amministrativi, noi dobbiamo annettere queste zone, quindi no, non lo facciamo per il momento. Come territorio vogliamo questo, per il momento, vediamo un po'. Ci conviene, boh, non lo so in realtà cosa mi conviene fare, sono così grosso come un bue che in realtà mi può convenire fare tutto. Riprendetevi la zona, non è un problema mio. Adesso butto giù Kef e poi arrivo. Cos'è? Perdo questo. E no, preferisco perdere punti amministrativi. Non ci interessa. Chi non è leale? Lealtà, lealtà, lealtà. 10. Influenza, perdono lealtà, perdono lealtà, questo non lo posso fare. Se ti do Cagliari, mi prendi di lealtà? Non so, ma non glielo posso dare. Questo? Sì, un po' sì. Un po' sì. Ok, qui stanno riprendendo il territorio. Vediamo un po' cosa vogliono fare. Perché questo assedio non lo vorrei perdere. Non è un problema. Assolutamente non è un problema. Se venite su, lascio l'assedio e vengo a spaccarvi. Magari se buttiamo giù il forte sono più felice. Buttiamo giù sto porto e loro stanno fermi qua. Noi piace sta cosa, poi vengo a spaccarvi. Questo forte deve venire giù. Kef.
Avanti. Più forte, un po' più veloce. Non mi piace tanto andare veloce, però. Cosa posso fare? War Taxis? Sì. Non ne avrei bisogno, però in realtà, boh, volevo provarlo il meccanismo. Sono un voglino. Dai, cadi. Sei già morto e stramorto. No, non ce la facciamo a buttare giù due schifezze. Cioè, ho il 57% di prendere il forte. Non ce la faccio. Oddio. Perfetto. Andiamo su. No, aspettiamo di perdere Kef. Intanto stiamo qui a Tunisi. 14.000 sono meno. Prendi Kef, per favore. Prendi Kef. No, devi morire veramente male, cioè. Ok. Ok, come siamo messi? Me la dai, Biserte? Certo che me la dai. Tunisi anche? Questo no. Kef sì. Questo no. Allora, vediamo un po'. No, però. Vediamo un po' cosa posso prendere. Vassallo, Warscore 59. Quindi potrei farlo vassallo. Ma voglio farlo vassallo? Potrei farlo vassallo e lo inciccionisco con tutti i territori attorno. Potrei farlo vassallo. Vediamo un po'. Più del 100% war score. No, ok. Potrei prendere questo, lo spacco metà e siamo a posto. Mi prendo un'aggressiva da 1,50. Perdo da Tripoli, da Tunisi. E ho overextension qui, ne prendo da niente, non rompo le scatole a nessuno. Questo non me lo danno perché sus è interessante. Questo è fuori dal mio war score, cioè dal mio casus belli. No, potrei far così, ho già un piedino lì. Prossimo giro la conquisto tutta. Sì, oppure vado avanti e la conquisto tutta. Però così la farei gratis. Potrei prendere anche questa zona qui. E poi ne parliamo. Vediamo un po' qua come siamo messi. Tecnologia. Tecnologia siamo a posto, quindi questo qui è il prossimo che spingiamo adesso. Adesso finita la guerra, ci lavoriamo. Poi che altro possiamo prendere? Vediamo un po' di giocarcela. Prendiamo Bizerte intanto. Vediamo che succede. Più 3. Vediamo se questi tornano a Tunisi per prendersi Tunisi. Non credo. Non credo lo faranno. Sono codardi. Cosa succede? Trattato di pace Tunisi. No, proprio no. Prendiamo sta zona. E questa? Direi di prendere tutto, poi vediamo che succede. Così aumentiamo il war score. Intanto il nostro tempo è scaduto, ma direi che siamo a posto. Chiudiamo con il trattato di pace.
che vorrà dire a questo punto prendere la soluzione migliore per diminuire gli attriti con i nostri vicini, perché poi dopo andremo a prendere loro prima o poi. In realtà posso anche fregarmene. Ok, altrimenti ho la devastazione completa. Questa è Tunisi. Tunisi rimane lì e qua. Vabbè, vediamo un po'. Voglio. Tutto tranne Suse, cosa mi fa? Mi fa a Tripoli, vado a meno 22, meno 62, scusate, Tunisi, vabbè, Tugur, meno 57, perdo della con Tripoli, che in realtà mi terrei come come alleato. E poi in realtà non mi interessa più di tanto questa zona, così facendo. Ancora Tripoli e Kef che rompe le scatole. Ma gliele lasciamo. Ma chi se ne frega. Mi becco dell'aggressive extension, ma non mi interessa. Così facendo mettiamo un bel piedino in Africa. Questo non ce lo vogliono dare, chiaramente. Ci danno le riparazioni. Non può diventare vassallo. E voglio war reparation. Sì, ok. Sì, e poi voglio anche del denaro. Così, stiamo così. Il mio problema è limitato. Lascio proprio diviso Tunisi, lo prenderò la prossima volta. Nel frattempo, Tunisi è gran parte della Tunisia è roba mia. Ok, gran parte è mia. Siamo felici. Poi la rilascerò probabilmente come vassallo, ma vedremo, insomma, vedremo che succederà. Ah, mi sono dimenticato di controllare una cosa. Comunque, la Tunisia è divisa in tre blocchi adesso, quindi è proprio messa malissimo. Tripoli non ci vuol vedere, però noi gli diamo un bellissimo improve relation. Anche qui, improve, sì, bravo. E Tunisi, in Tunisi, diplomatic. Non possiamo fare improve? Non lo so. Cosa succede qua? Oh no! Ma chi se ne... Oh, è Kong. Kong? 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 Ancora? Siamo fermi lì. Bene. Io ho vinto. Va bene. Ok. Con la conquista di un piedino di Africa, chiudiamo questo episodio. Se vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace come al solito, e iscrivervi al canale se, volete essere sempre aggiornati. Nel prossimo episodio cercheremo di portare a termine i compiti, anche se farò fatica perché devo ancora scoprire cose qui. E quindi inizierò a portare un po'. No, religione in realtà no, faccio dei core qui. Ok? Ciao!